Oh, Fra! Scendi, siamo già in ritardo. Porta dei cracker. Sì, aspetto qua. Io sono Red, ho 12 anni. I miei genitori vengono dalla Tunisia. Ma io sono Anna Ulettelen, Italia. Si vedrebbero ti faresti, oppure preferiresti essere italiano, tunisino, preferisco essere tunisino. Allora, io mi chiamo Ryan, sono marocchino, i miei genitori sono marocchini, ma io sono nato in Italia. Da Marocco, dai. Io vengo da, cioè sono nato in Italia, ma preferirei dire che vengo dal Marocco. Non so come dire, preferisco essere marocchino. Perché mi fa più completo. Tutti i miei amici sono stranieri, o del Marocco, dell'Algeria, o della Tunisia. When I came, then I was living in a very small town, and that was an industrial zone. And all the time I was alone, and my husband was working from 7 morning till 6 o'clock. And someone when asked me that, what you do? What I do? In the morning, I change the setting of the house, and in the evening, I then can the things go back to over there. All the time, I just do these things. Now there are many Pakistani families, a community, but the main problem is that sometimes you are not able to do the things that you want to do in your life. So I have to learn language, but I was stuck because of my kids and I was not able to go out. Maronzo. Allora, maronzo vuol dire marocchini, algerini, tunisini,
ma anche egiziani, stranieri, ecco, dall'Africa. Noi piccoli, io e i miei amici, chiamiamo i più grandi maronzi. Maronzo vuol dire che risolvo i problemi da solo, senza aver paura. No, dai, di certe cose ho paura. Per esempio, della ciabatta di mia mamma, di quella paura. E quindi mi picchia, ma è normale, tutti facciamo così. E mi fa sentire più forte, più maronzo, più marocchino. Maronzo? Allora, un maronzo è... capisce, no, si vede quando non ha paura, ha dei tagli, si capisce dal colore della pelle. Poi deve essere del viale, se non è un maronzo, per me. Può essere un marocchino normale, quelli del viale sono maronzi, se sono altro. Questo qua le taglia. Beh, chiedevo, pagliaccio. Non è che sono contro gli italiani, ma gli italiani, tipo, alcuni hanno paura, cioè hanno paura di tutto. Invece se sei tunisino e ti insenso dall'Africa, e la gente dice questi che non hanno paura di niente. Sono un po' troppo bambini, hanno ancora la mentalità da bambini. Non dico che io sono grande, abbiamo la stessa età, ma io penso in un altro modo, gioco in un altro modo. E invece io con i miei amici qua sotto casa sono diverso. Lo faccio per coloro che non mi ha lasciato solo, quando il cielo era il suolo, quando il suolo era il cielo, quando lavoravo al gelo, quando han chiesto a mamma per lavoro di togliere il velo. Tuo fratello prende parte, non lo dice alla madre, non può farla preoccupare, no, non può farla star male. Porta solo dei ricordi in uno zaino l'essenziale. Lui ha attraversato il mare, a te pesa far due scale. Sono partiti altri due fratelli, pensavano soltanto a farlo. Loro mamma disperata in quartiere che chiede come contattarli. Si fa forza per andare avanti, anche se pensa e continua ad amarti. Non è bella sta vita di merda, la vuoi fare solo per vantarti. Le cose saranno migliori, lo dicevano i dottori. Pensavo che ne sanno di quel che ho visto là fuori. Nella giungla di cemento, qua non ci sono fiori. Odiano quando vivi. Fourth group, no? Isme jo the South Tyrol me. Fourth group e drei Latin, Deutsch, Italienisch. Ah, ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ Deutsch group join ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੋਕ ਅਨਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲਕ ਸਾਲ ਵਿਭਾਦੀ Zugehörigkeit oder Sorderung zu einer Sprachgruppe im Sinne von Artikel bla bla so wie. Lekin main te Italianish hi choose karangi mere waste te zara thoda ja easy ho hi Italian hi tusi theek hai ya maybe ke tu jadon kar lave ek do course sprach course karke te ode baad jada dekh li kyunki bacche bhi zahir hai ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ 14 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਆ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ
ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੋਨੋ ਸਪਰਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇਟਲੀ ਆ ਬੋਲਜ਼ਾਨੋ With my kids, I prefer to speak Urdu because I always think that mother language is very important to keep connected with their family. At home, sometimes they speak Deutsch, a German language, and sometimes when they are playing with the kids, with their friends, and they speak Italian as well. Often they ask me about the difference of the Italian and Pakistani Italian. Then I explain them that because I belong to Pakistan, I am born over there. Our origin is Pakistan, so that's why that is you are Pakistani Italian. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ 2014, I just met with the president of Dhoni Nisa in Laibis. She offered me to join association to do job because she was really surprised that Pakistani woman is out. They need someone to help Pakistani women to invite them for the social activities or for all these things. And the women who are stuck in their houses, they can come out to communicate. E in Pakistan hai lavorato? Ok. Cosa facevi? Sì, che lavoro hai fatto? Assistente all'infanzia? Scrivi? Asilo, sì, infanzia, ok, allora. It's easy when you learn language quickly and when you are mentally accept that you have to live there. If you stay in two boats like that, you will go back. No, it's very difficult. As soon as you accept the reality, it is good for you. It is comfortable then your life. Guarda fra quei graffiti. Occhio. Io vado a vedere qua. Là c'è una lampadaria fantastica. C'è una stanza tutta buia. Vieni qua. C'è fra ogni stanza, diciamo che è un bagno. Ma questa stanza è tutta casa mia. Nel 4 luglio del 2018 ho conosciuto Ryan, era simpatico, pensavo di far ridere, però così finché poi gli ho detto, lui mi ha chiesto di essere il mio migliore amico, gli ho detto sì, cioè proprio era un'emozione forte, cioè sono stato felice di conoscerlo tanto, è una brava persona, mi fa ridere, è simpatico, mi capisce e quindi ho detto sì. E mi ha detto voglio essere il mio amico però forte, cioè come se siamo due fratelli. C'è una persona che mi fa diventare felice. No, ma volevo andare. Ma
potrebbe, ma... Voilà che potrebbe! Mamma! Se le soldi! C'è una prova dove partito. Vedi quella cosa fra qui, un po' marrone e... Il primo giorno che ho incontrato Raid è stato quando sono appena venuto ad abitare qua. Non conoscevo nessuno, ero non avevo ora la mentalità che ho ora. Ero più che italiano, che marocchino. Quando l'ho visto, ho pensato che fosse diverso da me. Nel senso che non lo vedevo come me. Lo vedevo strano. Nel senso, non lo vedevo, lo vedevo lui maronzo. E io non ero così. Poi piano piano sono cambiato. Ma dove strano? Stavo con gli altri, i maronzi, quelli grandi. E... pensavo che fosse più intelligente di me, che sapeva più di me, così. Quando ero appena venuto qua non sapevo neanche ancora proteggermi più o meno. E quindi mi ha insegnato, dai. Diciamo che mi ha insegnato. Mi ha insegnato ad essere più uomo invece che qahba. Vuol dire puttanella in marocchino, e a saper proteggermi da sola senza chiamare magari mia mamma o mio fratello più grande, anche se non ce l'ho, ma è un esempio. Prenderò inshallah una casa a mia mamma. Inshallah non riuscirei a dare l'ommi, perché è valdetni, ha tettni, le halibu, o colci, o hatta il buia, hatta il rat, shreli colci, è una buia. فهمت اما ابويا انت تعرف واللي هو يحبني برشا ويعمل لي انا ما لي انا الام نحب نشري الاول حاجه اللي مش نشري هي الدار الام اللي انا ما نحبهاش انا اي نحب صاحبتي اي كل شيء اما امي خاطر امي ولدتني كل شيء وانا نحب نبقى معاها صحيح magari dai inshallah. Inshallah. Mai perdere la speranza. Mi piace andare a scuola per studiare. Ci vado per avere un bel futuro. Anzi, sono fortunato che ci vado. Ci sono certe bambine che neanche ci vanno, tipo in Marocco. Mi piace solo per portarmi avanti, per non essere ignorante. E per avere un bel futuro, per i miei bambini e anche per mia moglie, un domani. Non ci sei, ce la faccio da solo. Tutti vogliono prendere il volo, ma sto mondo ognuno ha un ruolo. Sempre stati diversi da loro, e da fuori può sembrare un gioco, ma ognuno di noi ha uno scopo. Se non lo raggiungi qua muori, farò fieri i miei genitori. Qualcuno ci odia, qualcuno ci ama, siamo tutti uguali. Odiamo chi infama, la strada è la stessa. Sto mondo ci passano come sti scemi che fanno sempre festa. La vita è salita, dammi una spinta, se non ti arrendi non è finita. Come il razzismo che è molto distante da chi lo combatte con le frasi fatte. Wow wow. Questo blocco ci brilla, col sogno della villa, siamo quella scintilla, wow, wow. E non farò più la fila, mi vedrete là in cima, senza pensare a prima. Giuro ce la faremo, tra famiglie i nostri volti, giuro ce la faremo. Siamo diversi ma so che mi ascolti, giuro ce la faremo. Anche senza supporti, giuro ce la faremo. E non è per i soldi, diversi siamo io e te, abbiamo qualcosa in comune.
Abitiamo nello stesso comune, stesse palazze, regole uguali. Parliamo in lingue diverse, ci capiamo sì anche nei gesti. Sì anche a volte nei test, qui siamo, siamo connessi. Wow, wow, come ci trattano? Oh no, come si adattano? Oh no, a molti non piacciono. Oh no, a molti non piacciono. Diversi siamo io e te. Oh no, ti sei mai chiesto il perché? Ah no, e non sai bene il perché. Credo di no, credo di no, credo di no. Giuro c'era fare, guarda la fame nei nostri volti. Giuro c'era fare, siamo diversi, tu non mi ascolti. Giuro c'era fare, tu no, non lo sopporti. Giuro c'era fare, i problemi sono risolti. Ah.